è l'ingrediente base per una prova di abilità. Allora, polenta si può far fritta, si può far fluida, si può far a palle, si può friggere. Non ci sarà il tempo per elaborarla troppo a lungo, quindi datevi un contegno elaborativo. Cercate di concentrarvi bene sul sapore e sul mantenerla anche ingrediente principale del piatto. Hai vinto la prova di manualità, Saverio, puoi fare la spesa, 45 secondi per te, via! Marta, ti do io il via! Io sempre cose semplici quest'anno, ripeto, sedano, carota e scalogno. Un peperoncino, anzi mezzo peperoncino, olio extravergine d'oliva, Marta può entrare in dispensa per il fondo di cottura. Lo facciamo con i finferli, o se no funghi misti, però i finferli sulla polenta sono i miei preferiti. Quindi galletti, finferli, chiamateli come volete, almeno mezzo chilo sporchi per 4 persone. Poi prendiamo gambi di prezzemolo, pepe nero, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, alloro, due foglie d'alloro e 3-4 bacche di ginepro se vi piacciono, altrimenti consiglio mio pepe del Bengala o pimento, si trova al supermercato, un pepe allungato buonissimo. Aspetta, farina di mais bianco da polenta, farina di mais bianco, la facciamo bianca, no? Vai, qua c'è del macinato di manzo, sì. Carotine, tagliuzze di scalogno, alloro, qua abbiamo invece dei formaggi misti e dei funghi ammollati e del bello speck, fumé, a Barù piace. Vi do 10 minuti, fatela buona, dai! Ciao Marta. Ciao. Allora. Brava, sei già preparate le padelle. Quando vuoi, mettiti pure con comodo le cose sul fuoco, perché questo vogliamo, darvi modo di prendere confidenza con la cucina, e poi mi racconti un po' come la vuoi fare questa polenta. Ovviamente abbiamo scelto, in questo caso, della polenta raffreddata stampata, quindi partendo già da prodotto freddo che si può affettare, rosolare, tritere. Eh sì, allora pensavo di fare una crema di polenta, quindi prendere quello che avanza dalla polenta, frullarla e sopra metterci un pezzo di polenta passato in padella. E quindi una parte la ricuoci e la frulli? Sì. Poi un'altra parte invece la lasci a fetta e la piastri? Sì. Quindi hai bisogno di tante padelline, una per rosolare la polenta, una per far stufare lo speck, così va piano piano, se no diventa troppo salato. Che formaggi usi? Castelmagno. Beh, dovrebbe piacermi, no? Sì, che ti piace, sì che ti piace. Però questo formaggio non è un formaggio fluido, no. Non è un formaggio che sciogliendolo così semplicemente tende a rimanere cremoso, lucido. Tu ci fai una fonduta, ho capito bene? Sì. La fai a caldo? Sì. Cioè scaldi il latte e metti questo dentro? Metto, sì, il latte e poi aggiungo questo. Stai attenta alle temperature del latte, perché sennò ti si straccia tutta e viene un po' sgranata e separata. Save, eccoci. Sei sposato, sei fidanzato, sei felicemente single? Sono felicemente single. Oh, bene. Perché uno che sa cucinare non può essere impegnato, devi far felice. Non posso fare espressioni se non devo pagarla carissimo questa cosa. Che troppa grazia per una sola persona, poi è un peccato, è sprecato. Cambiamo discorso, se no ci addentriamo in cose strane. Quindi avrai un po' di tempo libero che passerai ogni tanto ai fornelli quando inviterai delle amiche come fa Riccardo Rossi. Giusto. Oppure passerai del tempo facendo degli hobby che adesso ci racconterai, non so, hai sì. Qualche... Cosa fai? Alla fine cucino tantissimo per il volontariato, c'è un'associazione, non so se si... No. Sì. Non lo so, ma per me mi prendo la responsabilità io, perché questa è solo una pubblicità positiva, sì, vai. Sì, è un'associazione, si chiama Cieli Azzurri, che è assistenza di... Cieli Azzurri. Cieli Azzurri è assistenza di ragazzi disabili. Sì. E praticamente, essendo che ci autofinanziamo, perché non abbiamo fonte di sostentamento se non... Quindi tu sei il cuoco dell'associazione. Quindi, ragazzi, sono l'uomo famoso, perché quando ne facciamo gli eventi, anche abbastanza grandi, mi vedono dietro i fornelli. Poi, essendo molto timido, parlo e loro mi vedono, ecco l'uomo famoso, quello che ci fa, che sta sul palco, e quindi mi chiedono gli autografi e ti riempiono d'amore. Bravi, bravi voi, bravi tutti quelli che impegnano tempo della loro vita per accrescersi interiormente dentro, perché facendo queste cose si sta meglio anche con noi stessi. Allora, il dischetto è fatto, mi manca solo di capire come farà il fungo, e io metterei, Marta, lo speck a stufare. Sì, è che... Che devi aprirlo o chiuderlo? Simpatico. Devo chiuderlo. Ah, ecco. Vai. Avevo scordato una cosa. Allora, io vengo qua in giuria mentre Saverio coppa uno strato molto, molto, molto alto di polenta.
e inizierei da Barù, perché non so, alla polenta mi viene in mente Barù. Beh, si può fare, sì. Che ci metto? Dalla lepre all'agnello, alla salsiccia, al lardo, allo speck, al tutto. Un po' di polenta ce la lasci sotto? O... Sì, uno strato fino croccante fritto. Ah, e poi sopra di tutto. Buono, di tutto, no, è molto versatile, mi piace molto. Questo è color polenta. Questo è color polenta apposta, me lo sono messo un po' in dons. Io ovviamente uso l'istantanea e ho capito la chimica, nel senso che io ne metto molta di meno di quella che serve, ho trovato proprio rispetto all'acqua, quindi la faccio fluida, mi piace fluida, la faccio in un secondo e sopra ci schiaffo le spuntature col sugo, le spuntature al pomodoro. Di maiale? Di maiale, ovviamente, che viene l'osso così stupendo, liscio, che poi lo getti. Che fame, Simone. Anche questa è testata. Sì. No, stiamo parlando di piatti pronti. Vuoi sapere il mio antipasto con la polenta? Antipasto? Sì, antipasto. Perché quando magari devi fare da mangiare per un po' di gente, prendi gli stampini, quelli dove si fanno i muffin, quelli con i buchi rotondi, foderi gli stampini con dello speck o con della pancetta leggermente affumicata, poi ci versi dentro la polenta morbida, quindi appena fatta o comunque calda, magari condita con un po' di formaggio e se vuoi anche con altri pezzettini di speck o pancetta sopra. In forni a 200 gradi sempre statico per circa 15-20 minuti finché si rapprende, lo speck diventa un po' croccante e sopra si fa una gratinatura. Tolti dal forno un po' di formaggio, Castelmagno va bene ma anche parmigiano o pecorino, e serviti tiepidi. Facile, economici, la polenta è super versatile, si usa anche per friggere, per panare, se si parla di mais classico. C'è anche senza glutine. Sempre, bravo. Esiste anche sempre senza più. Sempre più comune l'utilizzo di quella istantanea, ovviamente se piatto unico, polenta e cacciagione, quindi dovete fare cotture lunghe, fate la polenta non istantanea dall'inizio, però la polenta istantanea per i piatti di tutti i giorni ci sta assolutamente comoda, comoda. Allora, anche la mia ricetta è comoda, perché in realtà è un ragù di funghi e niente di più. Quindi i finferi sono tra i pochi funghi che io lavo, quindi tolgo la parte in fondo terrosa. Prima do una passata su un canovaccio umido, quindi li metto in un canovaccio e li scuoto chiusi nel canovaccio, perché così gli tolgo un po' di impurità le grossolane, se no stanno troppo sotto l'acqua. E poi li sciacquo velocemente in un colapasta, pochi alla volta, li sciacquo e li butto in un colapasta, in modo che subito perdano l'acqua. Sono più gommosi, assorbono meno e poi hanno così tante intercapedini che è meglio lavarli, se no rischiate che rimanga la terra dentro. Nel frattempo fate sedano, carota e cipolla in fondo di cottura, stufate con il peperoncino sminuzzato all'interno in casseruola con l'olio, aggiungete i finferli tagliati a pezzettoni, a volte se sono piccoli anche interi, e rosolateli inizialmente a fiamma molto vivace, devono un po' tostarsi, sale e pepe, la foglia d'alloro, le bacche di ginepro se vi piacciono, se no una grattugiata di pepe del Bengala o pimento, bello profumato, bello fresco. Bagnate dopo che si sono un po' tostati con un pochino di acqua, semplicemente acqua calda, in questo caso non mi faccio fare altro brodo perché è bello saporita. Aggiungete il triplo concentrato di pomodoro e fate sobbollire, in questo caso piano piano, fino a trasformarlo in un ragù bello cremoso. La polenta bianca la fate in maniera classica, acqua, pizzico di sale, filo d'olio dentro, aggiungete la farina di mais bianco a pioggia, continuate a frustare e poi dopo la continuate a girare con una spatola. Anch'io la faccio semifluida, come dice Ricky, cioè che venga al cucchiaio, come una vellutata, visto che era l'altro tema di prima. Stop al tempo, vi ho dato più secondi a disposizione, quasi un minuto in più perché mi ero dimenticato di dare... mi ero un attimo... Troppe cose... Addormento. Troppe cose. Ok. Che fai stasera? Cuciniamo. Sì, cuciniamo. Torni a casa. Cuciniamo? Vai, cuciniamo. È cuciuto tutto il giorno. È vero quanto si può.